Già ci sei e sei un grandissimo. Ale, ragazzi. Tattico, siamo qua. Ragazzi, e andiamo. Dammi 3 punti, non chiedermi niente. Siete dei grandissimi. Sto settando un attimino il PC. Sto vedendo se tutto va bene. Todo el mundo. Mi sembra che tutto vada bene, eh? Vada bene tutto. Stanno partendo le notifiche alle leble. Olè, grande Lorenzo Ghini. Ciao Massimiliano, ciao Matteo, ciao Francesco, ciao Wild. Ora ti spammo su Telegram. E grande Giorgio! E sei un grandissimo. Ciao Matteo, ciao Wolbye. Fonseca ora sta a fare lo sborone stasera. Benediamo 4. È domani sera. Wolbye. Ale Pedrito, il Pedrito furioso. Oh, ciao Leonardo, l'Atalanta ha ricominciato a prendere il Powered speciale. Penso che non abbia mai smesso. Ale Ateber, al Fanta Goal Stones. Scusate una cosa, perché l'Atalanta sta già giocando? Gioca Jouer. Ale Atalanta 2-3. Doppietta di Belotti, ma Gomez trascina la Dea. Wow! Oulala, putain, 2-3, che bella partita. Léger sont fous, ragazzi, me l'ero completamente persa questa partita. Doppietta di Belotti. Spunta da dietro Atebor e segna. Un gran gol di Muriel. Annaggia la miseria, Muriel non l'ho presa al fantacalcio, ragazzi. E il grande Papo. E il grande Papo. Che bella partita, eh. Ale, ragazzi, guarda che bello. Ciao, Tattico. Ciao Andrea, sei un grande. Pedro Dzeko. Grande asso, sei un grandissimo. Ciao Franco Armani, non ti metto in time out perché sono un signore. Dov'è la Tattigar? La Tattigar è... Dov'è la Tattigar? È down lì. Down lì. Mi regalersi un sei un grandissimo per il mio compleanno? Sei un grandissimo Paolo, già ve ne ho regalati tantissimi. si sta a giocare e Belotti mi sta distruggendo. Pensate che Belotti l'ho preso al Fantatatti. Bravo il tattico che prende Belotti. Ale Belotti. Novità sull'arrivo del tattico? Ninguna, ragazzi. Anzi, il tattico si è allontanato da me. Adattico, ma sto Santone titolare. Santone domani cross decisivo per Dzeko e gol. Ciao Valerio. Ciao Sandro. Grande Robertasso. Olè. L'iscritto al canale. Grande Robertasso che è iscritto al canale ed è già mela. È già mela sul canale. Ciao Tattico, potrei essere sbannato dal tuo gruppo Telegram, ne sarei veramente felice. Berti Pao Poti, purtroppo ci sono delle regole ferree del mio gruppo Telegram, se le hai violate qualcuno ti ha punito. Belotti al Fanta, cavallone furioso, dice Valerio. Gran bel nome. Quanti anni fa Pedro più un under 4? Un under 4 ne può fare 37 o 33 o 32, quasi 33, cioè 36. Bella Tattico, bentornati al secondo di 38 sbrocchi. No, ragazzi, allora, avete seguito la diretta, cioè la conferenza stampa di Fonseca? Wall by Valerio, dove ci si abbona? Sotto il mio video ci dovrebbe essere un tasto tipo iscriviti, subscribe, abbonati. Non lo so. Io in inglese ce l'ho e c'ho scritto join. Io c'ho il YouTube in inglese perché sono troppo più avanti, ragazzi. Sono international. Comunque, stavo dicendo la conferenza di Fonseca. L'avete sentita? Perché a una certa ha detto: so che mi arriveranno tante domande su giocatori domani. Là vedo la forma Sao. Così non me rompo per Cassao. E ha sbragato questi 11 giocatori che giocheranno domani. Formazione pazzesca, ragazzi. Allora, difesa, vi devo dire. Difesa di tre calciatori che mi piacciono. Tre giovani. Ma tre giocatori che mi piacciono, ragazzi. E se dovessero trovare l'intesa, noi avremmo una Formazao per il Futurao. Abbiamo Ibañez al centro della difesa, dove peraltro secondo me performa molto meglio di esterno sinistro o di esterno destro. Dopodiché abbiamo Mancini sulla destra, Kumbulla sulla sinistra. Momento.
più importante, questo Covid che non si rimaneva. No, ragazzi, no, no, ho Covid, lasciò raffreddato perché aperta. Poi io c'ho la rinite allergica. Se a me, se io fossi andato al liceo in queste condizioni, vi giuro che la prima ora del liceo io me la facevo sempre a starnutire, a cos'è, mi mandavano subito a casa. Pensa che bello. Allora, dice Bao, abbiamo Pellegrini al centro del campo. Non abbiamo il buon Amadou Diawara che, dopo essere stato inserito nelle liste giuste, viene comunque messo in panchina. Tattico, mi salvi, legionari, grazie, ti voglio bene. Jacopo, sono qui apposta per questo. Non vorrei dirtelo, ma sono stato mandato dal buon signore per salvare te. Quindi, abbiamo Veretout di qua, Pellegrini di qua, che comunque ha licenza di offendere. Dopodiché, sugli esterni, abbiamo Spinassola. Che sta giocando bene, Santon, che è Cristiano Ronaldo, il nemico numero uno di Santon è Cristiano Ronaldo, potremmo dire è l'anti Cristiano Ronaldo Santon per eccellenza. Ma sto Sedin bene, bene Andrea, sto Sedin. E davanti, ragazzi, io continuo a ripetere, cioè Mkhitaryan, Petro e Dzeko non possono fare male, non possono, cioè è vietato, ragazzi, se si fa male così. News by John Solano, Friedkin ha contattato Ragnik. Sì, Lorenzo, questa notizia l'avevo però già data sul mio canale qualche tempo fa, soprattutto sui miei canali Instagram. Ti prego di seguirmi anche su Instagram perché l'amico John è un giornalista serio e professionale. Io sono uno scout di notizie, mi definisco così. Allora, no, fermati, Giorgio, fermati. Quello è il merchandising vecchio. Sotto il video ci dovrebbe essere il merchandising nuovo di Teespring. C'è la maglia, sei un grandissimo. Ma allora non te la sei ancora presa, Giorgio? Fammi vedere un attimino se vi faccio. Dovreste vederla sotto il video. Il merchandising ufficiale. Powered by YouTube. Non c'ho il link, lo sapete? Quello è il merchandising vecchio, Giorgio. Sta buono. E qua siamo andati avanti, abbiamo fatto passi avanti. Comunque, ciao Tattico, il matrimonio di Papyrus lo recupererai su DAZN? O c'è un canale specifico? No. Ci saranno le nostre accompagnatrici che saranno lì con il cellulare a riprendere il matrimonio di Papyrus, che poi noi rivedremo all'hotel dalle 2 alle 3 di notte. Quindi Fonseca ha sbroccato così perché secondo te la formazione. Ah, perché allora, perché ha sbroccato, ragazzi, mi sembra evidente della confusione che c'è. Cioè, questo Cristiano aveva chiesto un giocatore che era Smalling. Che era Smalling, ragazzi. Io capisco le difficoltà, capisco tutto, però io vi giuro che la vicenda Smalling non la capisco perché non mi sembra una questione di soldi, perché altrimenti, parliamoci chiaro, è vero che con Bollà c'è un metodo di pagamento diverso, bla bla bla, quello che ti pare, però avresti potuto prendere Smalling. Allora, non so cosa sia successo con Smalling, non so cosa stia aspettando la Roma a prendere Smalling, non so se il Manchester United sia adirato con la Roma, gli sia dicendo sì, io famo, non ti preoccupare, poi io famo dopo, famo dopo, famo dopo. Smalling si è chiaramente impuntato per venire alla Roma e forse stanno aspettando l'ultima ora di calciomercato. Potrebbe anche essere così, per carità. Però, non lo so. Ma Chef ci dice, Fonsecao ha adattato la forma Sao perché sa che è licenziato. Questa è un'interpretazione che molti hanno dato, ma mi sembrava parecchio stranao. Ragazzi, mi sembra molto strana la situazione. E sinceramente, se la Roma dovesse cambiare allenatore, cosa che io spero non avvenga, perché vorrebbe dire che Fonseca ha vinto 4-0 la Juve e 4-0 la prossima partita. Ma comunque spero che la Roma sia adesso in una posizione tale per cui si vada a fare una valutazione non solo sulle necessità, cioè Fonseca sta allo sbando, tocca cambiarlo, ma anche in un momento magari in cui Fonseca dovesse vincere con la Juve. Cioè io spero di avere una società del genere a un certo punto, cioè che possa andare a rimuovere un allenatore anche qualora debba vincere. Sotto il video c'è ancora Linkao, vecchiao. Oh, porcao, Giorgio, mi sono dimenticato. Lo vado a cancellare dopo. Allora, saluto a mio fratello Paolo, grande suo fratello Paolo. Fonseca ha iniziato a pippare.
Ma dove l'ha letta la formazione? In conferenza? L'ha detta in conferenza? Ha detto la seconda domanda, non mi rompevo le palle. Vedi con la formazione. Fricchin deve tirare fuori i soldi. Grande Francesco, tira fuori i sordi. I sordao. Allora, tattica meravigliosa, dice Mohamed, e non posso non concordare con lui. Quindi per questo mercato non possiamo dare un voto, però devo dire che Pedro lo vedo bene. Anche io. Pizzaiolo. Diawara, dopo aver deciso la prima giornata, non giocherà a centrocampo. È stato giustissimo. Il mio è coro che gli faccia tre pere domani Fonsecao. Io pure, ragazzi. Mi piacerebbe una bella doppietta di Dzeko con gol di Santon. Anche Pedro andrebbe bene. Secondo voi l'Atalanta, ragazzi, si droga? No, non ho letto la domanda. Mi sono confuso, scusavo. Pellegrini deve giocare al centro del centrocampo. Non può fare il trequartista. Gli manca visione di gioco. Il passaggio chiave? No, in realtà, Pellegrini, se ha qualcosa, è il passaggio chiave. Gli manca la conclusione ai gol. Oh, ciao Adriano, fratellao de Paolo. Smalling va all'Inter. Ma perché non tirare fuori Isordao, ovvero 18 milioni per Smollao? Perché Francesco tu non gli hai dato una lira, né a loro né a me, che così andando a memoria, quindi è un problema. È un problema perché ambedue i bilanci, sia quello della Roma che il vostrao, che il miao, sono in difficoltà. Ma se faccio un abbonamento di livello massimo, mi prometti che il tuo cuore reggerà? Che se ti perdiamo. Giorgiao, ma fai un abbonamento serio di 10 euro a livello Dan, no? Ma poi a livello Dan, è il mio grandissimo rispetto. Tatti, ho premesso che non simpatizzo per l'Inter. L'Inter dopo tre post, ter dopo il terzo posto di Spalletti mi ha mandato via dicendogli tutto. Ragazzi, ragazzi, l'avete capita ad oggi 2021 la differenza tra l'evoluzione societaria dell'Inter e della Roma, ragazzi? Fermi un attimo. Ho messo a caricao? Oh, l'ho messo, sì. L'avete capito qual è la differenza? È il Piottao che Suning ha fatto arrivare dalla Cina un anno, 80 milioni l'anno dopo, 40 dell'Asia, 45, 47, 78, 71, 78, che a un certo punto ti hanno consolidato ad un livello alto, perché è solo ed esclusivamente quella, no? Erblasoni, tifosi e cose, tutte puttanate. Certo che se la Roma dovesse piovere uno sponsor, che vi posso dire, dal Texas di 100 milioni di euro, allora mi aspetto che possa anche cambiare l'allenatore. Oh, Massimiliano Allegri ci dice: potrebbe avere dato la formazione errata, magari si mette a 4 con Spinazzola. No, no, dubito, dubito, dubito. Fermi tutti, che c'è una domanda di un abbonato. Grande Valerio, grande Sandrino P. Sandrino P, sei un nuovo abbonato? No, perché se no me lo dovrebbe dire, presumo. Fermati un attimo. Ah, guarda che bello. Guarda che bello, ragazzi. Ah, eccolo qua. Guarda che bello. C'ho tutto il merchandising. Sei un grandissimo, guarda. Fermi tutti. Vi faccio vedere una maglia eccezionale, colore tattica, per tutti i giorni. Allora. Ma se faccio un abbonamento di livello massimo? Sì, Giorgio, vai tranquillo. Allora, c'è un livello troppo alto di grandezza in questa live, mister Hoppy Poppy. Ciao Valeria, leggi questo. Mi dispiace che Fonseca vada via perché non abbiamo mai dato fiducia in un progetto calcistico. Poi venga Allegri, ben venga. Sono d'accordo con te, ragazzi. Sono d'accordo con te, cioè, ragazzi, Salvatore. Assolutamente. Cioè, è chiaro, ragazzi, che se dovesse venire Allegri io sarei felice. A, perché mi sta simpatico, ho detto B, perché è un grande allenatore. Però non si cresce. Cioè, il mio terrore è quello che non si cresca così. Poi certo, meglio prendere Allegri piuttosto che ne so, vende Zaniolo, prende un'altra e due, crea una confusione dal punto di vista dei calciatori. Certo, se si deve fare investimento, ok. Però Allegri, boh, cioè, poi dopo viene Allegri e prendi Smalling e prendi che ne so, Milik. Cioè, allora, ragazzi, non lo so, non lo so. Se poteva fare prima questo cambio, voglio dire. Perché aspettare l'inizio del campionato? Per quanto ami Smalling, non è che sia entusiasta e spende 18 milioni più 3 l'anno per un 31enne. No, Daniele, questa sicuramente è una considerazione giusta.
Ma io ho già il tuo rispetto, però accetto volentieri un giro sulla tattica quando salgo a Pomezia. Giorgio, mi sembra che tu stia temporeggiando per non fare l'abbonamento a livello massimo, e di questo sono alquanto rammaricato. Da Juventino quest'anno vedo il Milan fortunato, cosa ne pensi? Ragazzi. Allora, ragazzi, il Milan fortunato non lo so. Quello che vi posso dire è che il Covid sarà un fattore determinante di quest'annata e secondo me è stato preso sotto gamba. Perché molti calciatori prenderanno questo Covid, quando lo prenderanno non lo so. Tra le altre cose, meno male che noi abbiamo 4 immunizzati, speriamo che siano immunizzati, di cui purtroppo uno è Bruno Perez, ma quantomeno abbiamo 4 giocatori immunizzati, in 4 ci dovremmo giocare. Allora, invece di Borja Mayoral come vice Dzeko, che pensi? Penso che non so idea di chi sia Borja Mayoral, ma visto, diciamo, mi sembra che capito che ci abbia un bel rispetto in Spagna, ma non è che sia un finalizzatore. Però sta serie, ragazzi, santo cielo, che casino che fa! Fatemi quest'altra. Ma io non lo so, Ma io non lo so, ragazzi. Eccolo qui, Wolby, addirittura con il livello Ryan. Finalmente uno che ha il mio grande rispetto. Grande Wolbye. Grande Wolbye. Allora, rischiamo di fare come il Milan, per 4-5 anni invece di ricominciare da zero e costruire un progetto solido, dice Lorenzo. Non lo so. Infatti, come mai la Fonseca ha dato la formazione pazzo? No, ha dato la formazione perché si è rotto il Cassao. È entrato Ragazzao, vedete un po' il Cassao. Ma sto Marcao l'hanno preso solamente per non fargli sbagliare la pronuncia a Fonseca. Dice, sa che ciao? Prendi il Marcao. Almeno pronunciavo giusto. Lì all'Odvenga mi faceva ribrezzo per quello danno mi sveno. E allora Wolbye, mi sembra che tu abbia fatto la scelta giusta. Io la butto là, ma se venisse Rudiger per me non c'entra niente, ragazzi, perché sul centro-destra siamo messi bene. Il senso di tenere Fonseca per poi esonerarlo dopo 2 giornate sarebbe stato più intelligente cambiare a fine stagione e riniziare. O la nuova proprietà è Zamparini sotto mentite spoglie. Sì, questo è un concetto giusto, buon Gabriele. Ma i Frickini che sono andati a fare a Monte Carlo a giocarsi i resti al casinò? A giocarsi la vendita dei sciicche, ci hanno metti i soldi. Pure la serie mica scherza, eh. Marcao mi convince poco poco, dice Matteo ASR. Questo non te lo so dire. C'era un altro argomento di questa live. Ah, è che domani vinciamo. Domani si va a vincere. Domani si vince pesantemente. Napoli-Genoa a rischio. Cambia l'orario del match. Il motivo: mi è appena arrivata una notifica che probabilmente avete sentito tutti, ma io con questa ultima ora vi tengo sempre aggiornato. Ragazzi, ma è possibile che l'Atalanta continuerà a segnare così tanto? Il poker di Deron? Dai, ragazzi, però. Non è possibile l'Atalanta. Ma quanto sta segnando? È veramente fastidiosa, ragazzi. Il poker di Deron. È veramente una squadra fastidiosa l'Atalanta, ragazzi. Intanto Gosens vedo che ha un braccio che sembra Hulk Hogan al top della carriera. Grande Gosens che si allena duramente. Livello Melanzao attirerebbe più abbonato, dice Emashef. Ora posso abbonarmi perché sono dal telefono, ma presto arriverà, dice Giorgio. Ragazzi, prenderei nota delle parole di Giorgio. Ma perché il trenao Carzoppao non lo famo giocao? Perché Carzop purtroppo ha avuto un risentimento muscolare di cui non sappiamo nulla. Di cui non sappiamo nulla. L'Atalanta ha arrotto el Casao, dice Matteo. Vale, dato che la che lato vale, da che lato siamo della classifica? Ma che vuol dire? Siamo ultimo. Il maestro Jean-Paul Giampaolo 2 a 4. Perché te dà fastidio l'Atalanta? L'Atalanta mi dà fastidio perché continua a segnare valanghe di gol. Mi può dare fastidio? Non so, se non mi può dare fastidio neanche questo, ragazzi, io il campionato non guardavo più. Valeretto,
Me saluto Luchetto, per favore. Sono Sandro, andavo con lui alle medie. Sono Sandro, Sandrino P, Sandro che andavi ai medie con Luchetto. Ma Luchetto è Luchetto quello che faceva le live con me, Sandro. Perché se andavi alle medie con lui, Sandro sei un grande, sei Sandro. Ce n'era uno, Sandro, andava in medio con lui. Te conosco pure io. Allora, quella sedia a centrocampo panchinerebbe Cristantao senza problemi. Ragazzi, domani avremo due gambe in più perché torna Dzeko e torna Kumbulla. Ok, ci siamo persi il buon Karsdorp per strada. Però dovremmo recuperare. Carles Perez dovrebbe essere giocabile. Bruno Perez credo sia comunque convocato. C'hai Dzeko che ti ritorna e c'hai Diawara in panchina, Cristante in panchina, cominci a avere un po' di cambi, il che potrebbe fare la differenza. Tattico, il tuo film preferito? Ti dico, ah, Sandrino P. Allora sei un grande, Sandro. Sei un grande, sei anche un livello Fienga. Sei un grande, Sandro. Te lo saluto, Luchetto. Luchetto, lo saluto. E dopo lo saluto, dai, se mi ricordo, lo saluto. Luchetto non lo vedo, non gli devo scrivere. Luchetto sta a Milano. Si è trasferito a Milano. Le live sul canale Viola, quando le riprenderai? Grande Berti, non lo so. Adesso, ragazzi, non ho fisicamente tempo. Sto qui con voi perché mi hanno abbandonato a casa da solo e avevo paura del buio. Il problema è che i giocatori a Roma fanno solo sedute di palestra e non allenamento in campo. Io voglio doppio sedute tutti i giorni. Carlos si è fatto male perché non è abituato a correre. Ma questo non lo so, eh. Comunque la buona intervista, sto per comprare la tua maglietta bene 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 che indosserò in Roma Inter. In Roma Inter PS ti voglio allo stadio, ma non ci saranno tifosi. Comunque Giorgio, la maglietta bene 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 è bella. Come gioca l'Inter bene bene bene. E grandi Gabriele Palmieri che entra con un ottimo livello Fienga, che sarà presto rimosso per diventare un livello Ghiandini. Non lo so, non lo so, grande Guidone Fienga. Ciao Marcello, ciao Marcello, ciao Davide, lo conosci Grandis? Chi è Grandis? Non lo conosco Grandis. La vera anti-Inter quale sarebbe? Ma io non credo che in questo campionato ci sarà un anti-Inter. Buonasera, Adattico, un parere sulla vicenda Suarez? Ragazzi, allora, la vicenda Suarez merita di essere discussa seriamente perché diciamo che l'altro giorno parlando di Paratici, di Paratici, di Paratici ho fatto dei riferimenti a questa vicenda Suarez e qualche Juventino si è un attimino stranito. Ragazzi, cioè, però intercettazione è scritta Juventus ci manda la primavera, Juventus è qua, Juventus è là. Non sarà Paratici, non sarà questo, non sarà quell'altro, ma con qualcuno da Juve dovranno aver parlato questi. Leggendo le intercettazioni, poi dopo ci saranno i processi, le cose, volete. Però mi sembra che quantomeno la Juventus poteva risparmiare di dover andare su un calciatore e fargli fare tutta questa cosa qui. Probabilmente perché Memory deve aver preso McKean lì e deve essersi bruciati lo slot per un americano, perché la Juventus ha fatto un errore. Non doveva prendere quell'americano, fiutando magari la possibilità di Suarez, era complicata, però secondo me poteva farlo. Tattico, ma in che zona di Roma vivi? Io vivo nella città eterna, Pomezia, in the everlasting city of Pomezia. Io l'avrei messo Vigliaro altro che Pellegrao. Sì, beh, un abbraccio, Ale, sei molto forte. Complimenti, grazie, Sandro. Io avrei messo Vigliar invece che Pellegrinao. Vigliar invece che Pellegrini, Vigliar invece che Pellegrini. È difficile con la Juve, però sicuramente potrebbe essere un cambio, ragazzi, se Pellegrini non sta giocando bene. Saremo tra quei mille, dice Giorgio. Voglio livello Ragnik. Livello Ragnik, ragazzi, sarebbe bello, eh. Quello livello proprio. Sei un grandissimo, grande. Tattico, questo ho letto. Tattico Allegri, c'è la possibilità, lo prenderei. È sintomo di crescita anche perché Allegri, se viene, chiede rinforzi seri.
Sì, Fedain, io te capisco, ma perché non dare questi rinforzi seri pure a Fonseca? Soprattutto perché lasciare la finestra aperta quando chiaramente sto starnutendo? Fermi tutti che ho fatto. Fermi, ho girato inquadratura. Fermao. Fermao, meravigliamo. Andiamo a chiudere la finestra, mi sto congelando. Cioè, tattico, sei sexy, dice Sara. Sara, non vedo come io possa contraddirti. Majoral arriva, ma Majoral io sinceramente ragazzi non so nulla, leggo che è fatta, è vicina, in grande, è da Roma, Majoral è romanista vero, non lo so. Valerio, che tipo di giocatore è Villar? Villar è un giocatore molto 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 spagnoleggiante, lo stacco, ci si sente la prossima, buon weekend, ciao, l'importanza di chiamarsi Mario, ma cosa sono sti livelli? Dice Sandra, dice che sono sti livelli. Ti puoi abbonare al canale, Sandro? Diciamo che se YouTube mi desse la possibilità ti farei abbonato ad honorem causa. Però non me la dà, Sandro. Sono gli abbonamenti di livello, ma non ti preoccupare, voglio dire. Tu sei sempre... Sandro, sgancia un livello Dan. Sei sempre abbonato al nostro cuore. In più, Sandro, potresti ottenere dopo 6 mesi di abbonamento un'ottima banana vicino al tuo nome che farebbe di te una persona rispettata sul web. Sarebbe Sandra Fedele Banana. Puoi anche andarti a bullare con i tuoi colleghi. Allora, più che altro, se arriva Ragnik, allora dovrei lasciargli carta bianca e fargli fare quello che vuole. Sì, esatto. Ma io, infatti, l'altro giorno ho fatto un video, secondo me poco apprezzato, perché devo dire. Bravo Valerio, è uno dei più bei video dell'anno. No, è un bel video, ragazzi, però, perché secondo me veramente la Roma adesso sta in un momento in cui devi decidere se prendere Allegri e Paratici oppure andare nell'altra direzione e prendere Ragnik e magari continuare a dare fiducia a Fonseca fino a fine anno. Poi, se le cose vanno bene, ci continuiamo con Fonseca, altrimenti no. Quindi questa è la mia impressione, cioè siamo veramente in un momento di decisione. Ma Sandro ha un livello fuori categoria. Vale, ho detto Fonseca che era buono. Buongiorno Valerone, ciao Luca The Wall. Samuel, ha detto dagli amici. Bella Vale, ma secondo te perché Fonseca ha detto tutti quelli che giocano domani? Perché si è infastidito, Ivano. Sandro, sotto, vicino, cioè ci dovrebbe essere tipo sul cellulare oppure sul PC. Like, commenta, poi c'è iscriviti al canale. Accanto a iscriviti al canale c'è scritto subscribe, abbonamento, join. Se ce l'hai in inglese, join. Se ce l'hai in francese, è Juan. No, con Juan, che ne so. Abonnement, abonnement en français, s'il vous plaît. Allez, les bleus, Sandro. Abonnement. Je subscrivez, je suis affilié avec. Le tattico, la colpa è di Italo Zanzi, grande Italo. Ragazzi, avete notato che da quando Italo Zanzi ha lasciato la Roma le cose sono andate sempre peggio. Stanno a vedere, ma se dal PC sotto il video vicino ai tasti iscriviti c'è il tasto abbonati, ma in tutto questo qualcuno che ha pensato Ronaldo domani è marcato da Santon. Io, cioè, abbiamo messo Santon apposta per questo. Cioè, ragazzi, ma voi ricordate Santon quando a 18 anni ha annientato Cristiano Ronaldo? Cioè, ma dico, faccio, faccio, non ve lo siete dimenticati? Allora forse noi abbiamo l'anti Cristiano Ronaldo. L'unico calciatore che ha annientato Cristiano Ronaldo. Belli, cosa mi sono perso, Matteo? Niente, Matteo, stavamo aspettando che tu facessi l'abbonamento al canale. Pallotte. Così. Così. De botto. Tattico, ma secondo me, pensavo Juan Jesus titolare con Allegrao? Potrebbe essere, ragazzi. Il discorso di Allegri è che secondo me ti potrebbe andare a rivalutare qualche calciatore. Per esempio, ragazzi, io sono un po' raffreddato. Vado su PC, grazie a tutti. Non so se si può fare anche da cellulare. Il Cafu bianco, sicuramente Allegri lo prende e lo mette in tribuna. Ma si sposa Papyrus? Apparentemente sì, si sposa domani, ragazzi. E devo andare a Parma. Quindi io vedrò la partita durante la cena. Durante la cena, ragazzi. E sarò insieme a Sickwolf.
Prego, applauso. Allora, Fratelli, prego applauso. Non leggo il nome, ma i subscribed. Non mi compare qua. Luca Toselli, sarò insieme a Brogna, al gladiatore giallorosso e a Papyrus. Chi è ingrassato di più tra il tattico o l'asso? Ma io abbastanza. Stefano, non lo so. Allora, Santon è l'anticristo, ma mi dimagrirò, ragazzi, un giorno. Allegri gli fa giocare male. Allegri gli fa giocare male. Allegri ha una concezione di calcio particolare. Santon è l'anticristo. Fai una videochiamata adesso con Circle. Sì, penso che lo farò su Instagram, ragazzi, quindi seguitemi su Instagram. Assolutamente. Ai romanisti che si preoccupano di Santon titolare, ricordo che una delle nostre fasce è coperta da Frabotta. In effetti, ragazzi, c'è pure Frabotta dall'altro lato. Io gli voglio bene, però. Oggi non leggi i miei messaggi, Francesco. Tu hai questo vizio di dirmi questa cosa. Io leggo sempre il messaggio in cui ti lamenti che non leggi i messaggi. Grande, il primo livello Dan se lo giudica Sandro Fedele. È chi se non lui, ragazzi? Chi se non lui, ragazzi, che si aggiudica un livello Dan? Grande Sandro, grande Sandro. Grande Sandro, eccolo, prego applauso. Prego applauso. Un attimo, Dzeko alla Roma è ufficiale. Grande Orazio, non so perché Orazio, però tutti gli users in timeout così. Mandavate mettere in timeout, Orazio. Ho avuto questa sensazione, e tante volte bisogna anche seguire l'istinto. Vale, esci dalla grotta, dice Marcello. Che grotta? Ragazzi, beati a voi. Asso di Magritao si è levato il baffao. Beh, io mi sono tagliato i capelli però, ma allora. Che vantaggi sono per gli abbonati? Attenzione! Attenzione, una brochure di vantaggi! C'è un portfolio di vantaggi, Vas Rus. Allora, adesso YouTube mi dovrebbe aver approvato. Non ho controllato perché aveva detto 24-48 ore. Il perk, sapete cos'è il perk? È uno dei vantaggi per gli abbonati. Per gli abbonati c'è la possibilità di vedere dei video esclusivi che caricherò. Tra il portafoglio di video esclusivi ci sono tutti quei video, soprattutto quelli, il secondo video di giornata molto spesso, magari video in tarda serata, video su argomenti off topic che non riguardo il calcio. Video di Clash Royale, ragazzi. Il canale Valerio e il Clash Royale di Nirante, che è diventato Better Watch Valerio a metà anno, è il canale più seguito di Clash Royale del 2020. Quindi ci saranno i video caricati qua. C'è una community di 150 cristiani, lo zoccolo duro di Clash Royale, che potrà vedere i miei video qui. Li caricherò tutti qui, questa frotta di questa, diciamo, playlist dedicata agli abbonati, che mi vedranno un po' meno politically correct. Da Juventino fa molta più paura l'Atalanta che l'Inter, dice. Beh, ragazzi, non so che dirvi, anche l'Inter c'è una bella squadra quest'anno, eh. Certo, il fatto che abbia segnato Draon mi infastidisce alquanto, perché è un giocatore che non deve segnare. Però, beh, ma non è che te hai avuto la sensazione di un addio annunciato da sta conferenza? Ragazzi, non capite, non è che avete avuto la sensazione di un addio annunciato, è che state a sperare che arriva Allegri, che è diverso dal vostro subconscio. Cioè, Fonseca ha fatto buongiorno, ecco là, questo se ne va. Guarda che faccia, guarda che faccia. Tanti, lo speriamo almeno di schierarli con la lista giusta questa volta. Sì, ho controllato io le liste, ragazzi. Gazut, le ho controllate io le liste, non ti preoccupare, tutto ok. Kluivert lo teniamo? Ma io arrivato a questo punto penso che Kluivert, ragazzi, la Roma lo tiene. Io mi abbono solo se carichi video hard. Farei un fantacalcio degli YouTubers. No, quest'anno non vi è il fantacalcio degli YouTubers per motivi di Covid. E chi è povero come me, come fa? Vas Rus. Vas Rus. Puoi abbonarti con un livello Fianga come Andrea Sforza. Grande Andrea. Il livello Fianga, se non erro, è 1/2 euro. Quindi io penso che tu possa comunque farlo. Altrimenti, comunque, ci saranno i video, quelli pubblici. Ci saranno video i post partita. Ci saranno tutti i video che carico giornalmente. Continueranno, ragazzi. Domani sarà dura, ma sempre forza Roma. Tattico, migliori terzini del campionato per te. Spinazzola è tra questi. Ma Spinazzola non è un terzino. Penso che a questo punto
si possa dire questa cosa, e bisogna anche avere un gran coraggio per dirla. Complimenti a me per il coraggio, ma eccolo, questo è Andrea, grande Andrea, ma non è un terzino, cioè abbiamo visto che comunque è stato tra i migliori in fase offensiva. Miglior dice Dzeko fattibile? Ragazzi, io ce l'ho il nome, però è l'arma finale. È Nicola Kalinic. Ale Nicola, grande Nicola Kalinic che torna a fare il vice Dzeko, e ricostruiamo la coppia più prolifica dell'anno scorso. Bella, grande Rosario, ma le spettacolari giocate di Clash dove devono essere pubblicate? No, le spettacolari giocate di Clash devono essere pubblicate, sì, nella sezione per abbonati, Enrico, perché se tu sei amante di quel canale significa innanzitutto che sei ricco dentro e fuori. Domani sarà dura, ma sempre Forza Roma. Seconda cosa è per intenditori questo. Ragazzi, è per intenditori. Alle le ble. Poi, ragazzi, c'ho un deck a Clash Royale. Adesso sto giocando. Sono quasi vicino alle 6.000 coppe. Sto tornando campione. Abbiamo un sogno nel cuore. Valerio torna campione. Allora, Manic, che ogni tanto nomina i cardi. Io non c'ho notizie sui cardi, ragazzi. Neanche sentito lontanamente. Io domani, se mi presento con il raffreddore in chiesa, ragazzi, c'è il papyrus che mi fa fare il tampone seduto a stante, che sta un po' agitato. Che grande papyrus. Mannaggia la miseria, lo conosco da quando era così. Da quando era uno youtuber del Parma, adesso già si sposa. Tattico Pirlo ha il vantaggio a sapere gli 11 titolari della Roma. L'abbiamo messo in crisi. Perché adesso lui starà pensando, e perché ce li ha detti? Mi sembra strano, cioè, sto vedendo l'Atalanta, anche quest'anno la vedo dura. Tu come la vedi la Roma quest'anno? Io quest'anno la Roma la vedo tra il secondo e il primo posto, uno dei due. Aspetta. Oh là là. Ragazzi, la Roma deve trovare continuità, è inutile stare a guardare l'Atalanta, su. Giampaolo arriva a Natale? No, che bel taglio di capelli. Grande Neschio! Grandissimo Neschio, sei veramente il più matto di tutti. Tattico, non è vero che te le notizie sui cardi le prendi direttamente dalla gente? Banda nara. Vale, per curiosità, con quanto sei uscito alla triennale? Alla triennale sono uscito con 106. Tattico, ne pensi di Borja Mayoral? Borja Mayoral, non lo so, l'ho detto prima, non lo conosco bene. Io dico che il primo posto non ve lo può arrivare nessuno. Ragazzi, allora, se c'è una squadra favorita quest'anno è l'Inter di Neschio. Neschio, io sinceramente ti vedo già scudettato. Guarda, non so se posso aggiungere Neschio e metterci il simbolo di uno scudetto accanto. Però no, io veramente l'Inter la vedo già scudettata. Io mi sto affossando su Among Us, Valè. Sì, l'ho visto che ci stanno giocando in tanti, non ci sto giocando. Io so fa economia aziendale. Hai visto il Sha? Sì, l'ho visto, ma non è vero, nulla. Io sto facendo economia aziendale. Sei un grande, Davide. Sei veramente un grande. Sei veramente un grande che stai facendo economia aziendale. Allora, aggiornamento dal campo. Al 54esimo minuto ha segnato il quarto gol l'Atalanta con De Ron. Il Torino sembra essere stanco e fa fatica ad accompagnare Belotti. Il Gallo Belotti. Guarda, l'Atalanta ha risegnato Adebur. Io lo sapevo che Adebur quest'anno, ragazzi. Adebur. Guarda, Adebur, ragazzi. Guarda, Adebur, guarda, eh. Se quest'anno non ti ho preso e vai a risegnare come 2 anni fa, l'anno scorso mi sono svenato per prendere Adebur. Maledissiao, e Gomez, pure Gomez ha segnato. Maledissiao, ragazzi. Oh, io ho l'orchide a forza di grattarmi una settimana. Per me l'Inter può fare il triplete, anche per me. Anche per me l'Inter non è che può fare il triplete, è la favorita per il triplete. Vale, ma sto Allegri, Allegri andrà alla Roma. Ah, ragazzi, siete proprio dei cavalli golosi, eh. Tattico,
Tattico Paolo Lopez l'abbiamo perso? Penso proprio di sì, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta, ci siamo messi in impegno. Neschio, dovevo andare che neanche hai la mela, neanche hai la melina accanto. Guarda il Robertasso che c'ha una bella mela accanto. Tattico, io questo periodo storico da qui a 6 anni, secondo te è meglio laurea per posto fisso, infermieristica o laurea in incognita per il futuro come economia? In posto fisso per infermieristica, non so chi ti ha detto, perché in Italia se c'è una professione che è sottopagata sono gli infermieri, infermieri e professori. Gli infermieri sottopagati perché vabbè, in Italia abbiamo una concezione dell'infermiere che deve essere lo schiavo del medico, ma va bene. I professori perché sono 800.000 assunti con i bandi pubblici per far sì che vadano a fuorviare le menti dei crescenti cittadini e a portare voti a Oggi do anno a così. tutti. Oggi do anno a così, ragazzi. Se vi siete salvati alla diretta, siete mi a dare. Fratelli, no! Fratelli, no! Prendete il muro, fratelli! Grande Sandro, grazie mille per 21 euro, grazie mille Sandro. Devo dire gli audio molto belli, eh. Oggi do anno a così, ragazzi. Se vi siete salvati alla diretta, siete mi a dare. Mannaggia la miseria. Che simpatica canaglia. Comunque stavo dicendo, professori, sottopagati perché dovrebbero essere un terzo ed essere pagati il triplo ciascuno, dato che dovrebbero essere delle persone meritevoli. Francesco ride. Non capisco perché ride. Ma si è bloccato tutto qua. No. No. Non si è bloccato. Questa cafonata mi fa pentire del livello Ryan. No. Che vuol dire? Che vuol dire Wallby ti fa pentire del livello Ryan? Dai, fai il serio. Beh, non è da tutti buttare 30 milioni a un portiere l'anno. Io un trofeino lo prenderei. Regala a Papyrus la maglia di Kulusevski, che non te l'hanno fatto prendere. È vero, è vero, ragazzi. Marcò al posto di Smalling e si va a retrocedere. No, ragazzi. No, non si va a retrocedere. Fermi tutti, io però qua devo mettere la live perché devo vedere me stesso. Devo vedere me stesso in diretta. Allora, secondo te chi dovrebbe comprare la Roma attualmente per fare il salto di qualità per assicurarci la qualificazione in Champions League? Sii realista e non dire nomi tipo Messi. Ma secondo me, ragazzi, non sto scherzando, io questa convinzione ce l'ho. Se tu andassi a prendere un Cristiano come Smalling e riportassi, vi dico questa cosa qui, Kanic a Roma, cioè tu comunque ci avresti in attacco, continuo a ripetere, ci avresti Pedro, Mkhitaryan, Dzeko, per carità, non hai costruito niente per il futuro, dietro comunque ti presenti con Ibañez, con Bulla, Smalling e Mancini, quindi qualcosa devi comunque andare a costruire in difesa di solito. Ci potresti avere il portiere che te se infortuni un po' e ti entra Paolo Lopez, ci potresti avere, che ti posso dire, sugli esterni un po' di fatica perché so quello che so. Però ragazzi, non tutte le squadre sono perfette. Io penso che con una squadra del genere la Roma se la possa giocare la Champions League. Mode non è Smalling, deve essere qualcos'altro di simile. C'è un grandissimo abbraccio da Cagliari, sempre Forza Roma. Grande Francesco, io i tifosi della Roma in Sardegna li adoro, li adoro. Allora, secondo te chi dovrebbe comprare la Roma attualmente a fare questo? L'ho letto. E oltre a Rega arriva anche Paratici. Ma questo non lo so, ragazzi. Non lo so, ragazzi. Per me il discorso è questo qui. Che la Roma fallirà o sta fallendo. Sì, vabbè, ragazzi, ma questo. Cioè, non ha mai parlato nessuno di. Scusate, non ha mai parlato nessuno di bilanci. Quest'anno tutti che si buttano a parlare di bilanci. Ma le voci su Mazzarri alla Roma sono vere. Mi sento male, dice Dr. Strange. No, Mazzarri ha costato la Roma dal 1927. La Roma è nata con Mazzarri. L'hai presa la PlayStation Now nuova? No, perché io sono un Xbox Aro di natura, Emma Chef. E mi dispiace che tu dica questo perché significa non mi seguivi in quel di Twitch. Scusate, tolgo le notifiche dal cellulare perché sennò c'ho la banda sopra piena di roba. E quindi no. Però l'Xbox nuova potrei acquistarla. Come vedi il Milan quest'anno? Il Milan quest'anno lo vedo molto bene, secondo me andrà fuori dall'Europa. Ma del bilancio del Milan perché non se ne parla, per esempio? Ma il bilancio del Milan ormai ci hanno rinunciato tutti, perché dice tanto vanno a cazzo di cane, quindi va bene. Speriamo nelle cessioni di Perotti, Jesus e Fazio. Sarebbero tre grandi colpi, ragazzi.
Sarebbero tre grandi colpi, cioè se tu riuscissi a presentarti con queste tre cessioni, Smalling e Bemoglio di Kanish, cioè ragazzi, saresti andato nella stratosfera, secondo il mio modesto parere, perché secondo me Pedro ci darà tante soddisfazioni quest'anno. Questa è la mia sensazione. Ma sta fascia di capitano a Brunello, no ragazzi, Brunello però io lo porterei più che altro nelle scuole per, come si dice, per alcolisti, eh? Un bel esempio di riscatto sociale di una persona che è finita nei basso borghi brasiliani, è rinata e devo dire che la Roma, nella sua confusione di questi 6 mesi, comunque sia, ha salvato probabilmente una vita. Ma Pastore è stato rapito? No, Pastore, guardate ragazzi, si è risvegliato dal coma sentendo la voce di Totti, no. Pastore sta molto bene. Ha detto che sta bene, si sente bene, sta proprio bene. Ha detto: guarda, potrei tornare con un po' di fatica entro 6 mesi a correre. Io riprenderei Stefan. Io no. Perché non mi sembra che ci azzecchi nulla con il modo in cui sta giocando la Roma, raga. Tanti, quando se pensi gli altri youtuber parlano di Roma in maniera differente dalla tua. Perché ognuno dice quello che gli pare, Fedain. Io so che di essere un po' di nicchia, sono veramente di nicchia, ho un pubblico di nicchia, una nicchia non troppo grande, ma comunque l'importante è che siamo una bella nicchia. Allora, Mazzarri alla Roma, quest'anno tifo la Spezia. O lo Spezia, questo è il grande dilemma della storia del mondo, la Spezia o lo Spezia? Tattico. Una predizione per quest'anno è stile: quest'anno finiamo davanti la Lazio. Ma allora, ragazzi, davanti alla Lazio lo do per scontato tutti gli anni perché è la normalità. Poi ci può essere, per carità, l'eccezione che conferma la regola. Questo assolutamente può accadere. Può accadere, eh? Fonseca dopo la partita con la Juve ci saluta. Santoro su Cristiano Ronaldo, domani 90 minuti in fa. Domani Cristiano Ronaldo non tocca una palla, ragazzi. Pastore che si è svegliato dal coma con la voce di Totti. Allora, ma secondo te la Roma è confusa e non sa se scegliere un progetto giovani o un progetto con giocatori affermati? Oh, finalmente una grande domanda di Antonio. Secondo me ci può essere questo dubbio, ragazzi. Immaginate comunque che voi venite qua. Imprenditori americani, trovare comunque alla fine a Trigoria una manica, possiamo dirlo, internos di stronzi, e dovete decidere che faccio. Cerco di andare nella direzione di magari complicarmi anche la questione bilancio, andare a discutere un voluntary agreement l'anno prossimo con l'UEFA, complicato. Però magari prendendo Allegri, sperando di riuscire quest'anno a entrare in Champions League, magari prendendogli, che ti posso dire? Smalling e un'altra punta, non lo so, mettete già voi una punta recente, mosso Majoral, non lo so se è decente o meno, quello che vi pare. E magari l'anno prossimo vuoi, ecco, portare qualche sponsor, perché senza quelli non si potrà comunque sostenere un progetto Allegri, mi sembra evidente. Sperare che il progetto stadio va avanti, perché adesso se so, il progetto stadio volevo fare un video, ma ecco, forse quello lo faccio per gli abbonati, dai, così lo metto privato e vi dico il progetto stadio, perché le ultime dichiarazioni, quelle in cui tutti hanno detto sì, no, io fa, io sono d'accordo, io sono a favore, ci sono tutti buttati, ragazzi. Mamma mia, ragazzi. Va bene, il discorso qual è? Che pensava di? Ah, ecco, da una parte questa, da una parte quella di andare sui giovani. Cioè, voi che scegliereste? Non lo so, ragazzi. Cioè, mi dovete dire pure voi che strada è giusta. Io oggi non lo saprei dire. Non ve lo saprei dire, perché è chiaro che sarei a Ragnik, ragazzi. Uno o due pezzi buoni l'anno prossimo te li vende e poi cerca di costruire. Ma a Ragnik gli dà non solo la possibilità di far mercato, ma anche la possibilità di avere una società che rispetti le regole, persone che remino tutte dalla stessa parte, perché oggi abbiamo capito anche quello che devi schiacciare i tasti e mandare la rosa della Roma, non ci si può fare affidamento. Io non mi sorprenderei se
La Roma si presentasse in una partita in trasferta con le maglie del colore sbagliato, uguale a quelle dell'avversario, e il magazziniere che dice: Oddio, mi sono sbagliato. Non mi sorprenderei, ragazzi. Cioè, non mi sorprenderei. Io a sto punto ributterei Bruno Conti traghettatore. No, con Allegri non puoi fare il progetto giovane. Se a questo progetto devi prendere Ragnik, esatto. Lasciare stare Pastore è solo un po' intimorire da questa gente che gli urla intorno senza motivo. Quando ci fai conoscere la family? Ma guarda, diciamo che domani al matrimonio di Papyrus, una della family la dovreste vedere. Quindi, se volete, potete seguirmi in massa sui profili social. Alla Roma regna la confusione più totale, anche se Fonseca vincesse con la Juve domani, alla prima sconfitta passerebbe come il primo dei colpevoli. Assolutamente. Ho letto che per lo stadio non si parla fino al prossimo mandato. Sì, probabile. Vabbè, ma sono dei cani. Vabbè, comunque. E comunque Danno e figlio, se hanno seguito tutte le puntate di Game of Thrones, devono avere davvero due palle gigantesche. Ragazzi, io vi continuo a dire, ringraziamo questi investitori, imprenditori poi, che sono imprenditori, che sono venuti qui in un periodo mondiale di crisi assurdo, senza precedenti, potremmo dire, e sono venuti ad investire in un settore, il calcio, che non è che hanno investito nel settore, ragazzi, della distribuzione alimentare, che comunque, bene o male, si è forse addirittura rafforzato, ma hanno investito in un settore colpito, perché è un settore dello spettacolo, e lo spettacolo è uno di quei settori che è stato sempre, è stato più colpito. Quindi complimenti, complimenti ai Friedkin, ragazzi, ci ha fatto conoscere la famiglia Alessandrini. La famiglia Alessandrini. Bene, 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 bene. Ma solo a me quando penso alla Roma in questo momento mi prende lo sconforto. Ma diciamo che non è un periodo felice, però ragazzi, io vi dico pure un'altra cosa. I tifosi a Roma sono cambiati, i tifosi a Roma si sono stufati, si sono nervositi, hanno perso la ragione, quello che vi pare, sono politicizzati, quello che volete, ragazzi, però mi sembra comunque sia che si perda di vista anche la realtà. Cioè, per carità, se in società fanno schifo, non è che tu puoi rompere i coglioni tutto il tempo oppure vivere la passione per la Roma negativamente, perché altrimenti, ragazzi, cioè, lasciate perdere. Cioè, lasciate perdere, fate qualcos'altro nella vita, perché basta. Basta, ragazzi. Cioè, se te fa sta male perché la vivi male, la fai altro. Fai altro. Io preferisco rimanere positivo. Ciao Valerio, fatti un sorbetto da parte mia domani. Speriamo che Papyrus abbia fatto il sorbetto, ma voi vi fidate di quello che ci darà da mangiare Papyrus domani? Fidiamoci, eh. Ma no, avevamo ricevuto delle garanzie per lo stare possibile che bisognerà aspettare un altro anno. Il progetto sta per diventare vecchio. Francesco, non so che dirti. Tattico, ma quanto varrete tutti questi che danno per scontato la nostra sconfitta domani? Ma dare per scontato no, ma se dovessi scommettere, io lo scommetterei sulla Juve. È chiaro. Bella Valeria, un saluto da Londra, che c'entra Fonseca, comunque sarà triplete, la vendetta di Paolo, dai Roma, fammoli lavorare. Sì, Vladimiro ho parlato, io lo spero vivamente, che c'entra Fonseca, no, per i tifosi, ecco, un'altra storia, cioè la gente si sta accanendo con Fonseca, no perché non mi piace, allora l'anno scorso ragazzi, stagione con Petraghi allontanato, Zaniolo che si è far crociato nel momento migliore. Ci abbiamo avuto quattro operazioni in una settimana oste. Ci abbiamo avuto record di infortunati tutta la stagione. Ci abbiamo avuto il Covid di mezzo. No, perché Fonseca mi piace, mi piace. Ma che cazzo dite, raga? Cioè, ma poi, cioè, per carità, poi non potrà essere l'allenatore più forte del mondo. Io sono d'accordo. Ma come si fa a sparare a zero con certezza su Fonseca? Poi potrebbe anche essere che fallirà anche se gli dessimo 5 anni di tempo. Anzi, a scommettere sulle sconfitte della Roma si fa sempre bene, perché è la storia che parla. Ma santo cielo, come si fa a sparare a zero su Fonseca? Poi se mi viene a dire tra Fonseca e Allegri che scelgo, ti dico che scelgo Allegri. Ma non mi fate ragionamenti che sembrate zichichi e state parlando di Fonseca che va male. Ciao Gianluca Pasquini, sei un grande. Benvenuto nel livello Fienga. Benvenuto nel livello Fienga. Fienga è la Roma, vi vorrei dire questa cosa qui. Che ne pensi di Damiano Tommasi, DG della Roma? Ho letto quella notizia, sarei stato molto contento. Poi ho aperto l'articolo e dice che Tommasi non è interessato, perché Tommasi mi piacerebbe tanto, tanto, tanto.
Sono d'accordo con te, Vale, non sei fatto il possibile, Spagna è una società incompetente, ragazzi, quantomeno c'è stato il caos societario dietro di lui, cioè quantomeno questo, ragazzi, quantomeno bisogna dare atto di questa cosa qui. E quindi vi dico che è un anno che la Roma gioca di merda, non è vero, non è vero perché fino alla partita con la Fiorentina e alcune partite post-lockdown, la Roma ha giocato bene. Vedi, questa è un'altra falsità. È un'altra falsità. Non è vero che ha giocato male. Anche con il Verona, la Roma, se ti posso dire, ha giocato bene invece. Perché dici che ha giocato male? Non è vero che ha giocato male. E purtroppo col Verona mi è parsa evidente che gli mancava la profondità e il fatto di essere incisiva sotto porta. Perché, vi ripeto ancora una volta, la Roma col Verona meritava ai punti di vincere quella partita. Quindi questa è un'altra sciocchezza. È un'altra falsità. Quindi non venite a dire questa cosa qua, cioè sulla base di cosa? Cioè, mi potete dire perché ha litigato Dzeko, non fa gruppo, quello che vi pare, ma non ci sono dati proprio oggettivi per dire Fonseca ha fallito, perché dopo un anno del genere, quello appena passato, e anche il momento che sta passando adesso la Roma di transizione tra società e proprietà, non ci sono le basi per dire che Fonseca ha fatto male. Non ci sono le basi, ma proprio per giudicarlo, non ci sono le basi. Neanche per dire oddio Fonseca allenatore della storia da Roma, anche se avesse vinto adesso con il Verona 7-0 e domani dovesse vincere 4-0, non si può neanche dire Fonseca allenatore più forte a Roma. Perché? Perché non ci sono le basi per dirlo. Non ci sono. A Regione Tifosi a Roma sono cambiate, siamo passati dal chiedere a un presidente presente al chiederne uno loquace. Più cambiare di così. Sì, ragazzi, avete visto l'occhio del padrone, che fa lavorare la gente a Trigoria, che manda le liste sbagliate. C'era Dan e Ryan, stavano lì a ufficio accanto, eppure le liste sono partite sbagliate ancora una volta. L'occhio del padrone e le cazzate che hanno detto i giornali per anni e la gente che ci ha creduto. Io sta cosa non te ve giuro, ragazzi. Questo perché? Perché chi scrive quelle cazzate si rivolge a delle persone che in azienda non ci stanno, ragazzi. Perché le aziende serie, che non so, con tutto rispetto, un'azienda che vi posso dire, de 5 persone, dove è necessario che ci sia qualcuno che controlli, perché stiamo parlando di un'azienda a gestione familiare, le aziende strutturate non ci serve l'occhio del padrone, perché basta che mandi un'email e gli dici che cazzo stai facendo tutto il giorno e quello ti deve dire che cosa sta facendo tutto il giorno, non l'occhio del padrone e le cose, non serve. Quella è una cosa che disse Totti dei giocatori, perché i giocatori sono delle pecore, giustamente gli serve un pastore e dei cani da pastore che li tengono lì, ma non. Quella è una cazzata che va bene per le aziende familiari, non per le grandi aziende. L'occhio del padrone sta lì, quello all'occhio accanto ci stanno Dan e Ryan una settimana e quella ha mandato le liste sbagliate. Allora, Corsivia, come ha giocato la Roma? Ragazzi, Corsivia, come ha giocato la Roma? Come hanno giocato le altre squadre Corsivia? Come hanno giocato le altre squadre Corsivia? Corsivia ci ha distrutto, ragazzi, ci ha distrutto. Ma stiamo parlando di una partita, ci ha distrutto Corsivia. Ragazzi, allora Di Francesco è il più forte allenatore del mondo perché come ha giocato col Barcellona? Bene. No, ragazzi, non si giudica per una partita. Non si giudica per una partita. Pastore, che infortunio ha? C'è la scienza che sta indagando e c'è l'OMS che tra poco divulgherà un comunicato sul Pastore. Ultimura clamorosa aspettando il tattico, nuovo DS da Roma, confermi, ciao grande. Ma nuovo DS da Roma non lo potrei fare. Però sinceramente, come motivatore dei calciatori mi ci vedrebbe bene. Datti, sono d'accordo con te, ma tu bisogna vedere, non ce l'hanno solo i tifosi, il problema è che ce l'hanno dentro Trigoria e sono d'accordo che ce li possano avere, però il discorso è questo: se tu hai dei dubbi dal punto di vista tecnico, cioè allora tu mi dici oh, io guardo gli allenamenti di questo allenatore e mi sembra incompetente, allora ci deve essere la forza di prendere questa decisione, non legata ai risultati, perché se io guardo l'allenatore e dico guarda, questo non va bene, allora lo devi rimuovere dal suo ruolo e ci devi mettere un altro, non per le partite col Siviglia. Ragazzi, il Siviglia ha distrutto tutte le squadre, cioè stiamo parlando di una squadra che è una testuggine, il Siviglia. Cioè, voglio dire, il Siviglia ha tenuto testa al Bayern Monaco, come giustamente sa di, ma non solo al Bayern Monaco, insomma, le squadre che ha sconfitto, anche che ha battuto la stessa Inter in finale, giocando meglio dell'Inter. Cioè, ragazzi, ma stiamo parlando di una super squadra. Che piaccia o no, che poi era quello che io speravo potesse diventare la Roma con Monchi, cosa che non è stata. Fonseca ha perso o pareggiato con le prime quattro l'anno scorso, tranne la Juve all'ultima giornata.
ragazzi, ma che dati sono? Che dati sono? Ma quell'anno la Roma giocò bene tutte le partite, mica solo col Barcellona. Sì, e l'anno dopo, allora? L'anno dopo di Francesco è diventato un deficiente. Dai, ragazzi, non si può giudicare. Noi abbiamo il vizio di giudicare gli allenatori per una stagione senza dargli i calciatori che vogliono, dargli il tempo di costruire. Cioè, non è che facciamo un'analisi tecnica dell'allenatore, facciamo un'analisi sui risultati. Vince 5 partite, olè, 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 olè. Dzeko, Dzeko, Fonseca, Fonseca, poi ne perde 5 e questo è uno stronzo. Cioè, ragazzi, non è possibile che facciamo così. Fermo restando che vi dico che Fonseca non è il miglior allenatore del mondo. Questo io sono d'accordo. L'anno dopo sbagliamo la campagna a questi. L'anno dopo sbagliamo la campagna a questi. Perché sennò Di Francesco sarebbe stato ancora il più grande allenatore del mondo, secondo te, quindi Adriano. Come lo vedi che ha Fiori come primo sostituto di Spinazzola? Bene, perché i calciatori se sono forti a 18 anni, cioè se sono forti anche a 18 anni, non a 28, 29. Guarda Pellegrini, Pellegrini pare che c'ha 18 anni, da come ne parliamo, c'ha 25, c'ha 24, oggi a 24 ha vinto uno scudetto, trascinava la Roma da solo. Cioè, stiamo parlando di un giocatore normalissimo, Pellegrini. Del ricorso si sa qualcosa? No, del ricorso si sa che il presidente della commissione che deve giudicare Roma va a fare battutina alla TV napoletana. Io veramente questo sarebbe da farci un altro video, da ricusare il giudice. Datti una notizia del figlio di Roma. Il figlio di Roma chi è? Lorenzo? Lorenzo sta bene, lo sento in chat, sta bene. Ma se la prima stagione si diceva tutto il tempo che bisognava dare il tempo a Difra. Che la squadra faceva difficoltà a giocare. È inutile rispondere male, la maggior parte dei romanisti ragionano così. Sì, ragazzi, ragionano così, e per questo io vi dico, Allegri è una necessità, ma non è che necessariamente Allegri farà meglio di Fonseca, ma è una necessità per fare una cosa, per sbattere il curriculum in faccia a giocatori, a società e a tifosi soprattutto. E gli dice, sai che c'è? Se io sto facendo male, io ho vinto, voi non avete vinto nulla, quindi dovete tacere. Questo è l'unico motivo per cui io auspico un allenatore alla Conte, alla Fonseca, quello che vi pare. Dice, ragazzi, so io che ho ragione, voi ci avete torto. E poi i tifosi devono fare pippa, come i dirigenti, come i calciatori soprattutto. E per questo io spero che arrivi Allegri, ma non mi venite a dire che è una società forte quello che prende Allegri, perché è una società che non ha le capacità di costruire qualcosa. Venitemi a dire adesso che Fonseca è più scarso di Gasperini o di Simone Inzaghi. Cioè, su che base lo dite? Su che base? Su che base? La gente non capisce che licenziando tutti i dipendenti di Tricolor Fricchi dovrebbero pagare più di TFR che di stipendio e tutta la rosa. Sì, Lorenzo, questo l'ho detto. Non si possono mandare via i dipendenti. Quello che si può fare è riorganizzare i vari dipartimenti dicendo: ah, tu, ok, Loro. Io, guarda, io ho lavorato come nel dipartimento che posso dire. Faccio le buste paga. Allora fai una cosa, mammi per favore a fare la contabilità o qualcosa in magazzino, ti prendi quest'altro, vai a inviare le rose, sposti le pedine a destra e a sinistra, riorganizzi i gruppi in modo che sconquassi un pochettino tutto quest'ordine che c'è all'interno e cerchi di ridare altre gerarchie. Le riorganizzazioni aziendali, ragazzi, si fanno, non è che non si fanno, mettendo poi magari dei manager che controllano. Dei manager nuovi che controllano, dando dei compiti ai vari dipartimenti e valutandoli severamente se non hanno raggiunto i compiti, e allora vai un attimino a riordinare un po' il tutto. Tanto quello che dentro l'azienda va a lavoro e non gli va a stare là oppure vuole fare casino, ce l'hanno tutte le aziende, basta prenderlo ed emarginarlo. Qualcuno lo doveva dire, Pellegrini tronista, ma siamo sicuri che Allegri farebbe meglio di Fonseca con questa rosa? Probabilmente no, ma quantomeno farebbe tacere giornali e tifosi. Allora, tattico, come lo vedresti Ruben Neves del Watford? È titolare portoghese come innesto a centrocampo. Allora, non ho la più pallida idea di chi sia Ruben Neves del Watford, ma se è titolare portoghese non lo vedrei bene. Non lo vedrei bene. Allora, piuttosto che Simone Inzaghi, preferirei il ritorno di Andrea Zoli. Per me Allegri non farebbe bene a Roma, forse più al PSG. Tattimo, quindi stasera vedete. Stasera, domani sera, Santon che marca CR7, certo, lo distrugge. Il manager più forte fa esprimere la rosa al massimo delle potenzialità, facendo aumentare il valore e
i giovani, facendo diventare i gregari migliori in campo. Pellegrini in mediana, domani mi convince poco 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 at the Wolves e non del Watford. Perfetto, Riccardo. Perfetto. Perfetto, 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 perfetto. Aspetta un attimo, qua c'era Fonseca. Per alcuni romanisti è come Tino Tini. O è un genio o è uno stronzo. Sant'Anno Migliarci R7 come 11 anni fa, esatto. Tattico, una mia amica lavora presso lo studio dell'avvocato Sandolli, è tifoso della Lazio. A Roma dovrebbe chiedere che il suo ricorso sia giudicato da un altro giudice. Ma io spero che gli avvocati si rendano conto di questa cosa. L'unica cosa che recrimino di Fonseca è che ogni giocatore. Ma scusami una cosa, ma l'avvocato Sandolli che ha parlato della Roma, no? Avvocato Sandolli, Sandolli, questo FGC Roma dichiarazioni. Fatemi vedere chi è questo Sandolli, perché io ho fatto un esame con un tale Sandolli, che era un primaro. Allora, fermi tutti. Vediamo qua, Sandolli, 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 Sandolli. Piero Sandolli. Allora, no, scusa, Pietro Sandolli. No, Piero Sandolli. Piero Sandolli. Piero Sandolli Opus Dei. È comparsa come suggeriti. Piero Sandolli, curriculum. Vediamo chi è Piero Sandolli. Ok, curriculum accademico Sandolli, presidente Anasci, è coniugato 82, padre di quattro figlie. Questo non ci interessa. Allora, vediamo un po'. La carta di diritto processuale, cosa negli anni accademici. Perché Sandulli è un grande nome della giurisprudenza degli avvocati italiani. E se così fosse, lui dovrebbe essere imparentato con Sandulli, che era uno dei massimi esponenti del diritto privato, con cui io peraltro feci l'esame e presi un ottimo 27. Tifoso della Lazio, non lo so. Tattico, ok. L'unica cosa che recrimino di Fonseca è che ogni giocatore che gli va in puzza non vede più il campo. Florenzi und Kluivert. Ma come, Santonno, non gioca Garzorp il pendolino al fantacalcio? Garzorp a quanto pare ha un infortunio. E grande Manuel Bullegas con 99 centesimi. Ci rende tutto blu, grande Manuel. Allora, ma Lesegui gioca oggi? Non lo so, non lo so. Breve aggiornamento, Corriere dello Sport. Corriere dello Sport. Troppa Atalanta per il Torino. Giampaolo ancora Calpao. Gasp cala il poker. Hai capito, Gasp, che cala il poker? Se dovesse fare solo un punto Fonseca contro la Juve a Udine, che dite diventerebbe a rischio? Non lo so, ragazzi, questa cosa qui non me la so dire. Dopo la Juve trasferta a Udine, ragazzi, dopo la Juve chi ha la Roma da affrontare? Ok, trasferta a Udine, ho risposto. Attimo, facciamo un bel discorso sul portiere che non abbiamo. Ragazzi, Paolo Lopez, vi ricordo a tutti, terzo portiere della nazionale spagnola, terzo portiere. Terzo portiere della nazionale spagnola, distrutto da tutti quanti, distrutto da tifosi, dai media, da tutti, ragazzi. A questo punto viene in mente pure da Savorani, non lo so. L'Atalanta gioca bene, ma questo post partita Tuscan mi ha già stufato. Beh, mi ha fatto un master all'estero, oppure ti sei fermata la triennale, cosa consigli di fare dopo? No, io ho fatto ho preso la specialistica sempre a Roma 3, roba inutile, fatta solo per superare l'esame da commercialista. 2 anni della mia vita buttati. Se vi posso dare un consiglio, ragionateci bene su quello che volete fare della vostra vita. Allora, Giorgio, io, Maer Faina che insulta De Santis. Fatto bene De Santis quantomeno a rispondergli, poi non lo so se lo querelerà, però tattico sono entrato adesso. Pensi che Fonseca se ne andrà? Dice Edoardo. Non lo so. L'aria è quella. Belotti in match infinito oggi. Belotti in match infinito oggi. L'avresti voluta la Roma se fosse partito Dzeko. Poteva essere un profilo che poteva funzionare con la Roma in questo momento. Sì. Il
Discorso portiere è semplice, d'ora in poi Mirante è titolare in campionato e poi Lopez gioca in Europa League. Secondo me manca Europa League gioca poi Lopez. Da piccolo andavi al mare Ostia? No, a Torvaianica. Perché buttati se ti è servito? Perché è totalmente inutile, Francesco. Cioè, l'ho fatti 2 anni di specialistica solamente per una questione formale, ma sono stati 2 anni buttati, non mi hanno insegnato nulla. Ho perso 2 anni di lavoro che potevano essere utili. Sono entrato nel mondo del lavoro 2 anni dopo rispetto, per esempio, ai nostri colleghi francesi. E per quanto mi riguarda, andrebbe ridotto anche di un anno il percorso dei fine delle superiori per renderlo come in America. In America è un anno in meno in America. In Italia sono 13 anni, in America sono 12. Il senior al liceo è un livello 12, in Italia è un livello 13. Quindi anche qui dovrebbe essere ridotto un po' e le persone dovrebbero iniziare al mondo del lavoro un po' prima. Questo chiaramente se l'Italia vuole guardare al futuro deve licenziare un po' di professori, purtroppo devi prendere buon sforbiciata. Professori, oddio, cosa perdi voti, lo so ragazzi, perdi voti elettorali, questo è quello che va fatto. Quello che si farà non è questo. Fino a che poi ci arriveremo da soli, quando le persone poi non andranno più all'università perché si renderanno conto che sono percorsi ormai bypassati e quando magari un corso online di 2-3 mila euro fatto da un ragazzo che lavora magari nell'economia digitale è più utile andare all'università, forse si renderanno conto che sono arrivato di cottura. Comunque, è grande Valerio, grandissimo, è grande Simone, sei un grande. Allora, Majoric ha dato l'addio al calcio, ancora abile a ruolabile. Majoric partirà in prestito per una, non so, una squadra piccola, l'ho letto oggi ma non mi ricordo il nome. Siete dei grandissimi qua. Emanuele Trevisiani Tattico, sei l'unica luce in un tunnel di Zazzaroni. Emanuele Trevisani, ti giuro che questa frase la scrivo là sopra. La scrivo lì, ragazzi. Allora, ragazzi, se tutto va bene, grande Emanuele, sei un grande, grazie per i 2 euro. Tattico, sei l'unica cosa e non tu da di Zazzaroni. Questa qui, ragazzi, la voglio mettere qua. La voglio mettere come descrizione di Twitter. Tattico, sono l'unica luce in un tunnel di Zazzaroni. Dove sta qua? Come si fa a modificare l'impostazione di Twitter? E Twitter, segna libri, centro assistenza, momenti, argomenti, impostazioni e privacy. Account, nome, Valeria, indirizzo, lingua, interfaccia, paese, i tuoi dati di Twitter. Preferenze, contenuti, notifiche, privacy, sicurezza. Dove cazzo si cambia la descrizione? Solo Twitter lo sa. Ragazzi, non trovo questo, mi sto nervosendo. Dopo lo faccio. Alelleble, ragazzi, vi stavo dicendo, Valè, ma il canale di Ghiaccio Gialla ufficialmente defunto. Grande Valerio, Loi! Sei qui, allora Valerio, se tu ti abboni a questo canale avrai la possibilità di vedere dei video esclusivi, tra cui ci sono anche i video di Ghiaccio Gialla. Poi farò un bel video su Better Watch Valerio e dirò di andare ad iscriversi a questo canale. Sono dei video di qualità quelli di Clash Royale, detto tra me e te, i più bei video di Clash Royale della piattaforma. Evidentemente l'algoritmo ci puniva nell'altro canale, davamo fastidio, eravamo delle presenze troppo forti, non lo so. Quindi li caricherò solamente per abbonati, perché sono dei video deliziosi e sinceramente io pagherei 2 euro al mese per guardarli. Anzi, pagherò a me stesso 2 euro al mese per guardarli. Ma ti pare che succederà una cosa simile in Italia? Siamo 40 anni indietro. Sì, lo so, Francesco, non succederà. Più che licenziare potrebbe ridurre gradualmente le assunzioni, dice Rodgard. Sì, ho capito, ma quelli che assumo adesso si spera che siano un po' più competenti. Allora, vi stavo dicendo, io per 2 mesi, 3, 4, non lo so quando, tra un po' di tempo, credo che dovrò ristrutturare casa. Quindi sarò fuori casa per 3-4 mesi, ragazzi. Non lo so come farò. Però. Quando avvieranno tutto il superbonus? Perché voi non lo sapete, ma io, avendo una ditta edile ed essendo un general contractor, sono 1 mese e mezzo che sto impazzendo sulla norma del superbonus. E vi posso dire che ci sono due cose al mondo di cui nessuno capisce bene l'andamento. Due cose sono nel mondo e le tratto tutte e due io. Uno è il calciomercato della Roma e l'altro è la normativa del superbonus. Quindi la mia vita è questa qua. Ah, la mia vita sa se mo di. Allora. E pensare che ancora c'è gente che mette l'Atalanta al settimo posto. Grande Atalanta, campione d'Italia. Dai, non me la fa più a male, mi sono appena iscritta alla specialistica, però lavoro part-time. Grande Claudio, che sei un grandissimo. Però
Sinceramente, se io fossi in te, che cosa farei? Ti sei iscritto alla specialistica e lavori part-time? Mi abbonerei al canale per cercare di dare un boost alla mia felicità. Vale, io sto per diventare matto, ma sto smalling lo piamo, sì o no? Lo via... No, com'era? No. Lo piamo o no? Lo piamo, sì o no? Lo piamo o no? Lo piamo, sì o no? Cantava la curva giallorossa per Smalling. Non lo so. La mia sensazione è che comunque Smalling si sia promesso alla Roma. E se la Roma non lo dovesse prendere, ragazzi, è una trattativa che io non ho capito, ragazzi. Non ho capito. Quanti trofei ha su Rugiada? Quanti trovo? C'ho quasi 6.000 a coso, a Pasquale. Ma allora tu non mi segui su Better Watch Valerio? Beh, c'è gente che veramente ha cambiato la propria vita. Dorme a Tor di Valle. Intanto Wind non ti ha abbandonato, Tatti. Un buon segnale per domani sera. Ragazzi, è l'Italia che cambia. L'Italia che riparte. Viva l'Italia! Allora, ma i non iscritti hanno il livello longo? Ve lo potrei dare il livello longo. Ti saluto Vale, ho saputo che ha messo su famiglia, ha una figlia. Anche io ti capisco bene. Ma così che sei forte, pure se sei poco obiettivo sulla Lazio. Ah già Sandro, tu sei della Lazio. Dio Sandro, ma perché ti bilaccio? Perché ti bilaccio Sandro? Ancora non hai cambiato. Ciao Sandro, a presto. Grande. È molto più utile un master, secondo me. Specialisti all'estero costano tanto per un motivo. Allora ragazzi... Non andate alla Bocconi. Allora, se volete andare a lavorare all'estero, non andate alla Bocconi. Se volete lavorare in Italia, ok. Se volete andare a lavorare all'estero, non prendete manco la specialistica. Andate all'estero, andate a lavorare perché all'estero. Allora, ci sono delle università che ti proiettano in un altro livello. Ci sono Oxford, Yale, la Berkeley, Harvard, quelle lì. E va bene, e non è il caso nostro. Allora io vi dico, fatevi una triennale e andate a lavorare in un posto o cercare un lavoro che vi piaccia dove vi assumono. Per esempio, io vi dico, a Lussemburgo assumono anche gli scemi, quindi potete andare lì tranquillamente. Beh, non che voi siate scemi perché mi seguite, ma già state... sei come la fiamma di Erendil, esatto. La fiamma di Erendil. No, tipo Roma. No, Sandro, no, te, Sandrino un altro, ci sono due Sandro. Grande Sandro con il Leallo Mela, anche lui. Quindi ragazzi, questo è il mio consiglio. Andate a Lussemburgo, assumono anche gli scemi, vi fate 2 anni. È un Erasmus continuo per 2 anni, poi dopo è una vita che vi stuferà. La fiamma di Elendil è il nome dato al prezioso Monille di Arda. Monille di Arda. L'universo immaginario fantasy creato dallo scrittore è... E nominato dapprima né il Signore degli Anelli, era conosciuta una luce bianca di cristallo elfico incastonata in una fine reticella di mitril e veniva indossata come la fiamma di Elendil. Ah, vabbè, quella che gli dà Frodo. E grande Frodo! Frodo, uno di noi, che percorso di studi hai fatto e dove? E dove? All'Università di Roma 3 a Economia. Ha fatto economia, quella economia aziendale, abbastanza generica. Ma Mazzara e Giampaolo con la fusion di Dragon Ball cosa diventa? aspetta, com'era Giampaolo? No, c'era la fusion di Dragon Ball, era quella tra Gasperini e Sarri. La Roma è indecisa tra Gasperini e Sarri. La Roma prende, che fanno la fusione, la Roma prende Gasparri. Vabbè, ragazzi. Chi se lo ricorda è una persona felice. Su CV ce lo metto che ti seguo su YouTube. Sì, assolutamente. Assolutamente, ragazzi. Conosco gente che con una triennale economia in Svizzera e Germania guadagna cifre enormi. Sì, è così, ragazzi. Ma per un semplice motivo, perché è un'azienda che tu mi vieni con 2 anni di più all'università in cui non hai imparato nulla. Io preferisco prenderti 2 anni più giovane. E insegnarti io quello che è il mestiere. Per questo vi dico che è totalmente inutile. Non perché voglia sembrare sto cazzo, ragazzi, ma perché è così. Ma mettetevi anche voi nei panni della. Allora, sicuramente una triennale ti dà delle basi e ti apre la testa. Però la specialistica, o effettivamente una specialistica, e santo Dio, poi tu mi devi entrare in azienda che non è che ti confronto con un ragazzo che sta lavorando lì 2 anni, da 2 anni e sei al suo stesso livello, ma devi essere molto meglio di lui se hai fatto 2 anni di università specialistica. Il problema è che le specialistiche non sono specialistiche, non ti specializzano in nulla. Quindi io quello che vi dico, fatevi gli anni in azienda. È la dura realtà.
23 anni, 22, 23 anni state già in azienda a lavorare magari all'estero, e allora ragazzi, voi magari arrivate a 28 anni, 30 anni che ci avete 8-9 anni in azienda, e allora è un altro discorso, ragazzi. Buonasera, dottor Tattico. Lei non si eccita a pensare al Pandoro fra soli 3 mesi? No. Oddio, no, perché c'ho da adesso un po', ragazzi, c'avrò dei mesi di lavoro pazzeschi, clamorosi, mega galattici, incredibili, bellissimi, veramente intensi. Quindi, no, non mi eccito perché la TV Stantanga eccita la banda, cantava il Piotta. Mi gioco 5 euro su God di Sant'On Giovanni, ma 5 euro vinci facile, sarà quotato bassissimo, 1,20. Io sto per cominciare a magistrare in economia confortante. Grande Kylo, ti hanno inculato anche a te. Ma ci sono passato anche io, guarda, sei ancora in tempo. Se la proprio la volete fare, fatela part-time. Tattico, faccio financial engineering, una sorta di ingegneria matematica al Politecnico. Ma chi me l'ha fatto fare? Allora, mi immagino che andate lì a Lussemburgo. Curriculum. No, perché io sono laureato, ho fatto una specialistica in financial engineering. Ammazza, me coglioni, che cosa facevi? Facevo una sorta di matematica finanziaria applicata. Dice, vabbè, no, ma molto interessante. Allora, quello che facciamo qui è fare Ctrl C, Ctrl V su Excel molto velocemente, e chi lo fa più veloce vince il bonus. E lavorerai accanto ad una laureata polacca in storia. Va bene? Dice, vabbè, ho fatto bene a fare financial engineering. La laureata polacca in storia è il tuo capo e c'ha 2 anni in meno di te. E tu lì vorrai buttarti dalle finestre, ma scoprirai che a Lussemburgo non ci sono finestre apribili perché fa sempre freddo. Quindi sono tutte sigillate per motivi di sicurezza, per non farti buttare sotto. Dipende anche dalla facoltà. Buonasera, Dati. Certo, dipende dalla facoltà. Un master è decisamente meglio per il lavoro. Stasera pizza o panino con hamburger? Stasera niente, ragazzi, perché domani ci si sfonda il matrimonio di Papyrus. Allora, questa sera live col dottor Asso di Roma? Penso di no, ragazzi. Anzi, devo anche, credo, andarmi a comprare un gilet. Perché non ho il gilet e a Parma fa 75 gradi sotto zero. A Parma fa freddo, ragazzi. Ah, ci minchia, ragazzi, se fa freddo a Parma. Mi devo assolutamente andare a prendere un gilet, perché poi inizia a starnutire. A me il gilet è perfetto, eh? Non quello che è maniche lunghe, ma solo qua, perché mi maniche lunghe mi fa sudare, invece il giro è così. Ah, grande Davide Santana, l'ho incontrato la settimana a Roma, gentilissimo, peccato che in campo non è un fulmine. Dici Matteo, deridendo il nostro esterno destro di centrocampo. Mi dispiace a tutti, ma Papyrus quanti anni ha? Mi sembra 28 o 29. Meglio partire male che per fretta fare mosse sbagliate. Sì, Silvio, assolutamente. Se ti riferisci alla Roma, sì. Sono d'accordo con te. Meglio adesso farsi insultare da tutti, a queste cose di qua, ma fare la scelta giusta piuttosto che fare una scelta affrettata che magari ti dai i frutti per 3-4 giornate e poi te ne penti dopo. Assolutamente, ragazzi. Ma lì bisogna avere grandi capacità manageriali. E io confido che i fricchini ce l'hanno. Avete visto che non hanno reagito sul mercato così? Una società che magari debole o che comunque era in balia dei tifosi avrebbe portato subito Smalling, dal mio punto di vista. Non averlo preso è una dimostrazione di forza, come per dire a me non mi interessa quello che pensate voi, io devo avere la capacità di programmare. Tattico, psicologia, De Fonseca, dichiarare la formazione. Ah, tattica. Tattica psicologica di Fonseca, dichiarare la formazione. Certo, abbiamo messo Pirlo in difficoltà, siamo partiti con l'1-0 già, dando la formazione. Dalla Roma ho preso Kluivert al Fantacalcio. La gioca qualche partita, Giuseppe. Kluivert le giocherà due, una già l'ha giocata, peraltro. Il dottor Asso di Roma ha caricato la squadra nel suo ultimo video. Si è eccitato e si è tolto la maglia. L'avete visto? No. Allora, ragazzi, chiudiamo vedendo il video dell'Asso di Roma in live. Colpo di scena, YouTube. Non ci credo, ragazzi. Si è tolto la maglia. Non ci credo. Ragazzi, no, sta a petto nudo. Sta a petto nudo, ragazzi. Allora, fermi tutti. Fermi tutti, questo lo vediamo insieme, ragazzi. Oddio, è caduta la telecamera di qua. Fermi tutti, questa la togliamo. Questo lo mettiamo qua. Fermi tutti, ragazzi. Momento topico. Momento topico. Chissà se io vi posso girare pure. Vabbè, sì.
sì, ma che c'è prima? Te pare che adesso mi mandano lo strike. E fu così che adesso mi mandò lo strike e mi vede chiudere il canale. Lo vediamo qua, ragazzi. Reaction in live a asso nudo. Vai. Per Massimo, svegliasse il sabato, apri un'applicazione per vedere magari quello che ha detto Fonseca in conferenza e te presenta subito. Si mette subito la realtà dei fatti. A destra sarà Santon il titolare. Perez si allenava una settimana. Kasdorp ha recuperato solamente ieri dall'affaticamento col Verona, quindi Santon è titolare. Non è uno dei migliori risvegli, ma non ce ne frega un cazzo, perché tanto domani non è che affrontiamo una alla pari, una squadra alla pari, una squadra dove te la puoi giocare al 100%, capito? E sai che magari hai grande ampio margine di vittoria. Non è così, domani affrontiamo la squadra più forte d'Italia, che ha costruito un'egemonia da 9 anni. Ma qua nessuno si mette a fare pronostici, qua nessuno vi chiede che la vittoria è obbligatoria, ma qui vi si chiede solo una cosa: che domani, nonostante le defezioni, nonostante che il mercato non sia completo, la rosa non è completa, non ce ne fotte un cazzo, o palla o gamba, perché io volevo aspettare stasera per parlare da sto prepartita Roma-Juventus, ma non gliela faccio, perché sono anti-Juventino, sono anti, io la sento più dell'altra o di qualsiasi altra partita al di fuori del derby con la Lazio. Non gliela faccio, dovevo per forza fare sto video. Domani mi si chiede di scendere in campo con l'orgoglio, con la voglia di provarci, con la voglia di poterla giocare anche noi la nostra partita, e non farci affossare e far predominare solo la Juventus. Sono uno schiaccia sassi, sono un cazzo di carro armato, siamo tutti d'accordo. Ma noi siamo la Roma, ma non perché siamo più forti da Juve, perché dobbiamo metterci a dignità, orgoglio, palle, tirare, capito? Il cuore oltre l'ostacolo, questo ci interessa. Nessuno mi chiede che la dovete vincere per forza, ma voglio avere 11 giocatori che a fine partita, al 95esimo, se lavano la maglietta ed è impregnata di sudore, tutto quel sudore per dire sì, ci abbiamo provato ma ce l'abbiamo fatta, ma abbiamo dato tutto, possono essere soddisfatti i tifosi, perché ci abbiamo provato fino all'ultimo secondo a tenere campo, a provarlo a vincere, a giocare. Non se siamo fatti marmellà, questo ci interessa. In Cile dove strappa la maglia. Nessuno mi chiede altro, nessuno mi chiede altro, nessuno, nessuno. Non sto a pensare manco sì, a Sant'Onne ci pensa effettivamente parlando sulla destra, però se non ci sono altri, che cazzo per lui sta in forma, e Perez manco, deve giocare lui e magari se carpanizia in una grande partita. La formazione negli 11 mi piace. Possiamo tenere il campo, tutto sta a non farci schiacciare e non avere timore, come è successo l'anno scorso all'Olimpico, sempre in Roma-Juventus, perché nel timore, 10 minuti di partita, primo tempo tu go. Dobbiamo avere carisma, dobbiamo avere voglia, non dobbiamo avere paura, ma dobbiamo avere coraggio. Questo deve interessare, questo domani dovete tirare fuori. È così, è così. Questo dovete partire, non dovete avere paura di nessuno, rispetto per tutti, ma paura di nessuno. E me stappia pure il calore, me stappia. Perché questo deve essere lo spirito che scende da poi. Ma lo dovete mangiare il sole del campo, ve dovete mangiare il campo. Sti cazzi che non siamo completi, sti cazzi che non siamo perfetti, sti cazzi di tutto. Perché devi caricare l'ambiente, vedo l'ambiente moscio, scarico. Già che partimo sconfitti. È vero, non parti da favorito, è difficile. Ma provarci è d'obbligo, dare tutto è d'obbligo. Siamo la Roma! Mannaggia la miseria, Stefano. Mannaggia la miseria, ragazzi. Comunque, ragazzi, io con questo concludo con il video di Asso, ce lo siamo visto insieme. E comunque è vero, l'ambiente è moscio, questo è un dato di fatto, eh? E detto questo, ragazzi, io vi saluto perché devo andare a fare dei giri e devo fare delle cose al PC. Pertanto, ragazzi, Valè non te le va la maglietta pure te? No. Riscatta sta stagione, sarebbe fino a tendenza. Ragazzi, vi saluto e ci vediamo domani su Instagram, soprattutto. Non so se riuscirò a caricare il video post partita.
perché già ho la connessione del cellulare per caricarlo, quindi non lo so, forse addirittura sarebbe meglio fare una live, però una live con le donne, qualcosa, mi ha lasciato da sola, andare a fare i cazzi tuoi di qua, di là, sarà una complicazione incredibile, quindi... Ciao ragazzi, grazie mille a tutti quelli che hanno donato, grazie ai nuovi iscritti al canale, abbonati al canale, grazie a tutti ragazzi, ciao. E forza Roma, perché no? Da Valerio, due nomi al centrocampo per il fantacalcio al volo. Sorpresa, Sale Megers e Marcinio, che Marcinio è quello dell'Atalanta, che ancora non gioca. Mirciunia, che è quello che hanno preso nuovo. E Malinowski. Ciao, raga. Ciao, 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 ciao.